Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio parlare di amicizia, fraternità, duratura nel tempo tra karateka, tra amici e compagni di dojo. Vai! Allora ragazzi, un tema molto particolare. Se fate un'intervista all'interno del vostro dojo oppure quando andate a stage fuori dalla vostra zona, come capita a me, sono andato anche domenica scorsa qui a Pisa, e è chiaro, no? Ci si abbraccia, oh allora com'è, quant'è che non ci vediamo, com'è andata, gente nuova, gente vecchia, gente che si conosce da tantissimi anni, e c'è sempre, e dovrebbe essere sempre così, un clima di estrema amicizia, fratellanza, cioè nel senso tutti condividiamo una cosa che praticamente piace a tutti e andiamo tutti sulla direzione univoca per il miglioramento proprio del karate individuale, bla 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 bla, e lo sapete meglio di me. E voi dice, vabbè maestro Massimo, vabbè lo sappiamo, sì lo sappiamo, però chissà perché col passare degli anni nascono sempre delle spaccature, federazioni, lasciamo stare la politica, assolutamente non ne voglio parlare, però nascono sempre, diciamo, gruppi nuovi, vecchi gruppi che si spaccano, amici, grandi amicizie che poi si rompono per questioni magari anche stupide. Cose spiacevoli che succedono nel karate, succedono nel lavoro, succedono, parliamo della politica, non succedono da tutte le parti. È un po' forse la natura umana, è un po' la riflessione di oggi di questo video. Ma c'è una questione di cui voglio parlare oggi molto particolare, dove questi tipi di spaccature, anche se passano diversi anni, anche se delle persone non si incontrano più dopo tanti anni, non si frequentano, perché sapete bene, siamo ragazzi, noi dell'epoca del non cellulare ci trovavamo sempre sui muretti, o ai miei tempi si trovava in palestra, sono delle amicizie che, sì, anche se non ci si vede dopo tanti anni, però rimaniamo sempre amici, se non ci sono state delle rotture. Ecco, proprio di questo vi voglio parlare, cioè di amicizie che nonostante le cose, nonostante i cambiamenti della vita normali che ognuno di noi ha, rimangono e anzi vi dirò di più, saltano proprio fuori nel momento del bisogno. Vai. Allora, se avete visto il video, male guardatelo, quest'estate ho fatto un'intervista bellissima al grande maestro Rosario Capuana. Era qui per caso in vacanza, ci siamo incontrati, baci e abbracci, no, da scherzo. Ho molta riverenza per il maestro, che è stato veramente un grandissimo campione, ci ho fatto un video, abbiamo fatto un'intervista per riparlare un po' di quel video, di quella famosa finale, eccetera, eccetera, non ne voglio parlare di questo video. Finiamo l'intervista e mi parla di una cosa purtroppo molto triste. Un suo caro amico di palestra, famosissimo, che tutti conoscete, il maestro Tamaccaro, purtroppo non se la passa bene per una questione fisica, cioè purtroppo ha una malattia molto grave degenerativa che l'ha portato a, diciamo, una scomparsa quasi totale della memoria e quindi capirete voi che grandissimo problema che sta affrontando il maestro Tamaccaro. E Capuana mi dice se potevo fare qualcosa per questa situazione e per un gruppo di amici che lo stanno aiutando. Mi metto in contatto col maestro Scutaro, un promotore di questa sensibile iniziativa. Io chiaramente telefono, ci sentiamo col maestro e mi fa capire, mi manda delle foto e mi fa capire la grave situazione in cui il maestro Tamaccaro è. E quindi sto facendo questo video per un grande karateka italiano, poi chi è un po' di quegli anni lì, dei vecchi allievi del maestro Shirai, del grande karate lombardo, sicuramente avrà avuto a che modo di vedere in stage, di allenarsi personalmente o di averlo sentito dire, come anch'io, io non mi sono mai allenato con il maestro Tamaccaro, ma ho sempre sentito parlare di lui. E oggi voglio fare una parentesi e poi arrivare al dunque del discorso. Vai. Sì, ho sempre sentito parlare del maestro Tamaccaro. Se vi devo dire la verità, non mi sono mai fatto una grande documentazione, perché sì, ho sempre saputo che era un grandissimo karateka, ma come tanti italiani, boh. E invece, prima di fare questo video, mi sono documentato, ho visto dei video su di lui, delle foto e degli articoli su dei siti internet. È veramente un grande karateka. Sentendo il maestro Capuana e anche Scutaro,
mi hanno confermato, e poi l'ho visto anche nel video, che è stato per quegli anni, quindi anni a cavallo da 70-80, un grande promotore delle applicazioni dei kata. Veramente un precursore, anche quando dopo si è un po' staccato dal maestro Shirai, veramente un grande precursore sulla difesa personale applicata al bunkai, ai kata, a tutte le varianti, fino ad allora, ora oggi magari le diamo un po' per scontate, ma in quegli anni lì, molto particolari, molto vivaci e molto uniche. Il maestro Damaccaro chiaramente mi parlava, i suoi amici più stretti, che ha sempre avuto grandissimo karateka, ma ha sempre avuto un po' un carattere, diciamo, ma un po' spigoloso, e quindi diciamo che la sua cerchia di amicizie, passando gli anni, si è un po' ristretta, specialmente nel personale, e quindi oggi si trova in gravi difficoltà, diciamo parzialmente da solo. E quindi mi diceva il maestro Scutaro che un gruppo di amici, Capuana che è stato uno dei promotori, ma anche Pedrazzini, maestro Pedrazzini, Corazzo, Carluccio e tanti altissimi nomi del karate italiano, Fugazza, Serra, Ferrara, Ranucci, e addirittura un gruppo dalla Svizzera, maestro Pacciun, che gli stanno dando una mano nella raccolta fondi. Ora, addirittura io ho chiesto se c'era un IBAN, eccetera, eccetera, ma il maestro Scutaro praticamente mi ha detto di poter fare questo video contattando direttamente lui, perché è lui che si fa capo di tutto questo grosso problema che sta succedendo al maestro Damaccaro. Quindi, ragazzi, questo video è un video informativo per ricordare, la bravura del maestro Damaccaro. Io ho allegato dei video delle esecuzioni, delle spazzate micidiali che faceva addirittura fuori all'aperto, sul cemento, quindi insomma, personaggi molto coloriti ma molto forti di un karate che forse oggi non esiste più. E questo video è per farci capire poi l'importanza, al di là poi dopo di federazioni che sono cose stupide, screzzi, ma quella ha detto così, quella ha detto cos'ha, invece bisognerebbe tornare veramente sul pensiero amichevole dell'aiuto che può dare il karate, oltre al discorso personale, ma di crescita veramente sociale, ecco, di crescita veramente sociale per chi magari se la sta passando male. Arriviamo alle conclusioni. Ok, amici del tempo, è già passato comunque in descrizione il numero del maestro Scutaro, che si fa, come vi dicevo, capo di questa iniziativa benefica per il maestro Damaccaro. E diciamo il finale oggi di questo video è un po' così, cioè stringiamoci forte, sì, baci e abbracci, stiamo sempre tutti bene, ma se ci sono veramente degli amici di palestra, per esempio di anni passati, dove si è sudato insieme, ce le siamo date, qualche cazzottone in bocca, vabbè, ma è sempre per il miglioramento, mai per cattiveria. Bisogna aiutarci anche in situazioni difficili, quindi a volte, anche se uno non si sente da anni, l'amico del karate, se è stato un karate peso, duro, sotto certi maestri che sempre per piacere, per farvi crescere, ve l'hanno fatto pesare, è un po' come la vecchia naia, vecchi militari, chi l'ha fatto lo sa. Anche se ti incontri dopo 30 anni, oh, ma ti ricordi quella volta il caporale, ma che sei giù, per dire, no? Quindi stringiamoci intorno a questo problema, e chi vuole contattare il maestro Scutaro lo può contattare in questo numero di cellulare, e magari vi darà lui le dritte se qualcuno vuole aiutare in qualche maniera il maestro Damaccaro in questa difficile situazione. Ok, ragazzi, allora vi aspetto al prossimo video e aiutiamoci. Ciao dal Tempio Massimo.